Venerdì 8 luglio ritorna chiusi l'Arts Rock Fest, tre giorni di musica dedicati a uno dei generi più rinomati. Una festa a misura di giovani, in prima fila anche nell'organizzazione, previsti mercatini e mostre. Si è aperta in consiglio la mostra Pinocchio agli occhi verdi di Graziano Guiso, una rassegna dedicata alla moglie recentemente scomparsa, che aveva lavorato con lui all'esposizione. Mugello, protagonista delle due ruote, con Francesco Moser, ha il campione l'onore di dare il via alla Gran Fondo ed essere l'ospite d'eccezione alla presentazione di un libro a lui dedicato. La manifestazione farà registrare il tutto esaurito. Non resta che alzare il volume e osservare le casse che pulsano musica. Rock, ovviamente, perché chiusi con il Arts Rock Fest è diventata ormai sede fissa di uno degli appuntamenti più rinomati in questo filone. Tre giorni, dall'8 al 10 luglio, inaugurati dalla band torinese Low Standard, dal cantatore folk inglese Duke Garwood e ancora gli Allergy, band americana tra le più attese. Nomi forse meno noti tra il grande pubblico, ma che tra gli appassionati riscuotono grande successo e tra loro molti giovani, gli stessi che anche quest'anno renderanno possibile la manifestazione. A loro è stato rivolto un plauso, sia dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che dal sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini. Appuntamento bello che pone i ragazzi al centro, perché poi alla fine la musica è un modo per rifare socialità dopo tanto tempo in cui non era possibile farlo. È bello sapere che ragazzi non solo toscani ma di tutta Italia si ritroveranno insieme. È bello sapere che questa manifestazione è cresciuta nel tempo grazie al lavoro che tante volontarie e tanti volontari fanno ogni giorno. Ringrazio il presidente Scaramelli per aver voluto qui questa conferenza stampa. Il sindaco di Chiusi per essere stato insieme a noi. Penso che il messaggio forte che arriva è quella della ripartenza vera, cioè anche se purtroppo bisogna ancora combattere con il virus, cercare di rispettare le regole che ci siamo dati, però questi momenti danno il senso, specialmente ai ragazzi più giovani, di tornare a sorridere, di sperare in un inizio nuovo e di sperare che quei momenti di socialità che sono mancati tornino ad essere costanti nel tempo e possano essere vissuti da tutti nello stesso modo in cui da diciottenne li ho vissuti anch'io. Innanzitutto è un evento della ripartenza, no? Lo diciamo tutti quanti, questo è l'anno che ha il significato particolare per ripartire. Ovviamente questa manifestazione è una manifestazione ormai che ha una durata decennale, sospesa per due anni per l'emergenza sanitaria che tutti conosciamo, e quindi questo è l'anno, è un anno importante, quindi ricoinvolgere tutti i ragazzi che hanno dato una mano è un elemento importante per la cultura giovanile del nostro comune, e quindi il contributo del comune è stato importante anche per questo motivo. Quindi ecco, l'elemento principale ovviamente è il coinvolgimento dei nostri ragazzi, quindi della cultura giovanile. Oltre ai concerti, ogni pomeriggio il mercatino dei vinili e CD farà da cornice al Festival dell'Editoria Indipendente, che alternerà incontri, reading e workshop a tema letterario e musicale. Parallelamente, il festival organizzerà anche mostre artistiche, laboratori per grandi e piccini e degustazioni enogastronomiche, appuntamenti che creeranno un evento a tutto tondo, come hanno evidenziato sia il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, che l'organizzatrice e presidente del gruppo Effetti Collaterali, Eleonora Billi. Un evento importante che ritorna, un segnale di ripartenza aperto al mondo dei giovani, che nasce da un'iniziativa spontanea di giovani che negli anni si sono strutturati, si sono costituiti e che ha il sostegno ovviamente dell'amministrazione comunale, e ricordo anche quando ero sindaco della città la genesi di questo progetto. Oggi è un progetto più maturo, cresciuto, che inizia a essere un riferimento ovviamente nazionale rispetto al mondo del rock, rispetto alla musica, rispetto alle forme di aggregazione, che rientra in piena sintonia con quelle che sono state anche le politiche della regione toscana
quando abbiamo affrontato questo tema rispetto al livello della promozione e delle iniziative di carattere giovanile e di promozione della musica e dello spettacolo. Quindi post pandemia un grande segnale di ripartenza che ovviamente porta Chiusi al centro delle politiche giovanili, ovviamente dell'aggregazione di livello sia regionale che nazionale. La direzione artistica lavora ormai da anni sulla stessa direzione, creare il festival che non c'era nelle nostre zone. Quindi portiamo una line-up originale e trasversale. È palese se vediamo un po' la proposta di quest'anno, ad esempio, che parte dagli americani Algiers, per esempio, per la prima serata e poi si muove nella linea indipendente britannica dei Porridge Radio o arriviamo fino ai Nothing per chiudere con il krautrock dei Faust, la band storica tedesca. È chiaro che la loro originalità e anche appunto questa trasversalità è quello che caratterizza la line-up dell'Arts Rock Fest. Per quanto riguarda il resto del programma, sabato 9 luglio sarà di scena lo psicorock degli Alpaca, seguiti dagli inglesi Porridge Radio e dagli americani Nothing. Infine, la voce e la chitarra di Aaron King. La serata conclusiva, domenica 10 luglio, prevede il concerto del gruppo indie rock Big Cream, il livello psichedelico di The Winston e quello della storica band tedesca I Faust, che si esibiranno nella loro unica data italiana. A chiudere un DJ set con l'esibizione di Outsider. Gli occhi della moglie che non c'è più rivivono nel burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Il Consiglio regionale ha deciso di rendere omaggio alla creatura nata dalla fantasia di Carlo Collodi, ospitando fino al 2 luglio la mostra di Graziano Guiso, Pinocchio agli occhi verdi, lo stesso colore di quelli della compagna dell'autore, scomparsa recentemente. Oltre alla dedica, dentro questo lavoro c'è proprio la personalità della donna, che era stata parte integrante delle prime fasi di questa opera. Le tele in esposizione sono 23 e sono realizzate partendo da manifesti restaurati, un'esposizione che ha ricevuto il plauso di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, mentre Guiso si è soffermato sul racconto di ciò che lo ha ispirato nell'elaborazione. Io sono davvero orgoglioso oggi di poter ospitare questa mostra di Graziano Guiso perché tocca il cuore di ciascuno di noi, anche la mia gioventù, i ricordi di quando in Basilicata con i miei genitori veniva raccontata una storia che poi ci ha permesso tutti di poter vivere il tempo che veniva in forma differente. È bella essere qui, è bello continuare tutte le mostre che abbiamo portato avanti perché è il segno vero di una ripartenza. Di una ripartenza importante, una mostra fatta di colori, fatta di opere che arrivano dritte al cuore di ciascuno di noi, una mostra che chiedo ai cittadini e alle cittadine toscane di venire a visitare, una mostra che sarà qui nei prossimi giorni e di cui siamo orgogliosi di poterlo ospitare. La mostra era nata da un'idea proprio di mia moglie per il mio ultimo anno di insegnamento e doveva diventare una unità di apprendimento per i ragazzi. Purtroppo nell'estate è stato scoperto questo terribile male e quindi abbiamo lavorato insieme proprio anche alla stesura del catalogo e alla cura anche nel ricercare gli amici che poi hanno scritto, come vedrete, nel catalogo. E quindi l'abbiamo trasformata, doveva essere semplicemente Pinocchio, una storia di un burattino, e l'abbiamo trasformata in Pinocchio agli occhi verdi, dedicata appunto ai suoi magnifici occhi verdi. La storia è stata completamente riletta ed è stata riletta il testo originale. Al suo fianco i due curatori, Paola Galeotti e Claudio Giannini. Entrambi hanno fatto riferimento al linguaggio onirico espresso dal pittore nel ridisegnare il burattino. Nelle tavole una particolare attenzione è rivolta ai momenti che mettono il burattino alla prova e che procurano in lui un cambiamento. Guiso ripercorre la storia di Pinocchio, ricca di metafore della vita, in cui tutti ci ritroviamo, ha sottolineato Galeotti.
Il linguaggio di questa mostra è un linguaggio onirico in generale, come la pittura di Graziano, quindi una rivisitazione della favola di Pinocchio interpretata coerentemente a quello che è il libro poi alla fine. E Pinocchio ha gli occhi verdi perché la mostra è dedicata alla moglie che aveva gli occhi verdi. Questa mostra qui nasce ovviamente da una situazione abbastanza drammatica, familiare, cioè la morte della moglie dell'artista. Di conseguenza, con l'ironia che lui ha sempre avuto nella proposizione delle manifestazioni oniriche che noi abbiamo fatto in giro per, ha inteso celebrarla rifacendosi al suo stile, alla sua pittura. Di conseguenza è una mostra praticamente interamente dedicata alla moglie che ormai non c'è più. Questo. Un fine settimana all'insegna di Francesco Moser, protagonista tra domani e domenica della Gran Fondo che si svolgerà in Mugello. L'ex vincitore del Giro d'Italia però non darà solo il via alla corsa che si terrà domenica, ma sarà raccontato attraverso il libro Francesco Moser, un uomo, una bicicletta, che sarà presentato domani. Durante la conferenza stampa di presentazione, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha rivelato di essere stato un grande tifoso del campione di Palù di Giovo, un nome di grande richiamo ancora oggi, tanto che, come ha aggiunto lo stesso Mazzeo, i posti disponibili sono andati tutti esauriti e anche in questo si vede la tanta voglia di ripartenza e di cicloturismo. Ad organizzare la manifestazione, Marco Vonci, presidente del Mugello Toscana Bike. Abbiamo puntato su due aspetti, quello cicloturistico e quello agonistico, questo per dare a tutti la possibilità di partecipare. E per questo è stata ribattezzata la Gran Fondo per Tutti. È il modo per raccontare una grande bellezza che è quella dell'Alto Mugello, fatta di borghi incantevoli, di passi difficili da scalare ma così pieni di una natura che permette di guardare con speranza anche dopo questo tempo difficile. È bello sapere che i posti disponibili sono andati tutti esauriti, è bello sapere che c'è tanta voglia di ripartenza e tanta voglia di cicloturismo. Noi in questi anni abbiamo provato la ciclopista dell'Arno, del Tirreno, ma credo che sia necessario investire sempre di più anche nell'area del Mugello in questa direzione. È possibile davvero costruire le condizioni perché ci sia un nuovo tipo di turismo, un turismo che faccia conoscere le bellezze dei nostri territori. E poi, quale occasione migliore di poter solcare le strade, le vie dell'autodromo del Mugello. È davvero qualcosa di stupendo, di unico al mondo e quindi sono felice davvero che questo sia solamente un pezzo di quella strada giusta ancora da seguire, la strada di investire nel cicloturismo, la strada di investire nell'ambiente, la strada che è tracciata e su cui dovremmo continuare ad investire. La nostra manifestazione racchiude due aspetti, cicloturistico e agonistico. Questo perché per dare a tutti la possibilità di partecipare, sia quelli che la vogliono fare in maniera diciamo agonistica, sia quelli che se la vogliono godere proprio il paesaggio, farlo in maniera cicloturistica. Infatti è la Gran Fondo per tutti, per questo motivo. Sì. Le caratteristiche di questi quattro percorsi? Allora, quattro percorsi sono: il corto è diciamo alla portata di tutti, sono 50 km con 400 metri, 450 di dislivello, che gira intorno al lago di Bilancino e poi torna a Scalperia, insomma, sostanzialmente. Il medio invece si fa prima il lago di Bilancino, poi il passo della Futa e poi il passo del Giogo, dopodiché si ritorna a Scalperia, circa 1400 metri di dislivello. Il lungo invece da Firenzuola, dove c'è il bivio, proseguono per il passo del Paretaio, poi scendono giù a Palazzolo sul Senio e poi fanno il passo della Sambuca, che è l'ultimo tratto cronometrato. E c'è un dislivello di 2400 metri più o meno. Insomma. È un po' più impegnativo, però insomma, è un bellissimo percorso, che poi fra l'altro è anche il percorso permanente della Gran Fondo di Mugello, che si può fare tutto l'anno, come ho detto prima nella presentazione. In Palazzo del Pegaso era presente anche Federico Niesti, sindaco di Scarperia e San Piero, che ha posto l'accento sulle presenze e sul grande lavoro dell'organizzazione. Noi ci presentiamo innanzitutto con molta gioia perché l'organizzazione anche quest'anno della Gran Fondo del Mugello è molto importante e molto efficiente, soprattutto
ha lavorato per aumentare i numeri che negli anni passati, purtroppo l'anno scorso con la pandemia, erano per necessità ridotti. Siamo soddisfatti e allo stesso tempo un po' dispiaciuti perché a tanti appassionati abbiamo dovuto dire di no perché il numero massimo era di 1000 quest'anno per dare come giustamente deve essere i servizi, maggior tranquillità per tutti, però questo sicuramente ci spinge già da ora anche come Unione dei Comuni del Mugello a lavorare insieme all'associazionismo e quindi a questa grande collaborazione che non solo per la Gran Fondo ma per altre iniziative anche di cicloturismo che facciamo in Mugello sono importanti per l'anno nuovo migliorare e strutturarci ancora meglio. Quindi la soddisfazione c'è, la frequenza anche di più giorni perché con la presentazione del libro di Francesco Moser del sabato 25 giugno, quindi che darà anche la partenza sulla linea del traguardo di partenza dell'Autonomo Internazionale del Mugello per la Gran Fondo del Turismo, ci permetterà sicuramente di avere anche un turismo che soggiornerà, che dormirà, che quindi vivrà i nostri luoghi non solo pedalandoli ma anche fisicamente frequentandoli e quindi è una bella opportunità